Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Mettetemi i sondaggi del Lazio. Caro Rampelli, se restando in questo sapore un po' risorgimentale e romantico, se Pier Francesco Marino e Lugo Foscolo di Porta Romana, lei chi è? Il ciceruacchio di Colle Oppio? Perché guardiamo un po', nel Lazio le intenzioni di voto darebbero Fratelli d'Italia in testa, ma guardate un po' se il candidato fosse Rampelli, guardate un po' il prossimo cartello, insomma, sbaraglierebbe. Sarebbe pronto lei a scendere in campo? Ma guardi, qui c'è un equivoco di fondo, nel senso che le autocandidature non funzionano da nessuna parte, neanche nel centrodestra. In una intervista di qualche giorno fa mi è stato chiesto, da questo punto di vista, se ci fosse una mia disponibilità. Io ovviamente, da buon soldato, sempre mi sono messo a disposizione della comunità e anche ovviamente del mio partito e della mia coalizione. Quindi se ci fosse una chiamata da parte di Giorgia Meloni, anche se io in questo momento sono il vicepresidente vicario della Camera dei Deputati, però a una chiamata Davide non Vecchi, che conosce bene il Lazio, visto che è direttore del Tempo, ma conosce bene anche la Lombardia.